Buongiorno. Bene, Oggi facciamo una cosa semplice, semplice, veloce, veloce, ma buona, buona, buona. Facciamo le costolette di abbacchio alla scotta dito e i fiori di zucca impanati con l'uovo e la farina di nocciole fritti dentro lo strutto. Ok? Abbiamo preparato la padella con un pochino d'olio. Si sta scaldando. Buongiorno. Bene, prepariamo adesso l'abbacchio alla scottadito. Si fa veloce, veloce e semplice, semplice. Sale, pepe, un po' di rosmarino e un po' di vino. Ciao Salvatore, per sfumare. Quindi la padella è calda, mettiamo il nostro abbacchio, prendiamo tutte le scolette, quindi avrà una cottura velocissima. Ecco qua. Un po' di sale. Un po' di pepe, aglio di rosmarino. Ciao Nancy, ciao Angel. E oggi facciamo così il pranzetto di Roberto e tutto. Quindi abbiamo messo sale, pepe e rosmarino. Abbassato la fiamma e lo mandiamo. Ciao Nancy, salutami da Florida. Ciao Enzo, ciao Salvatore. Bene, e queste le mandiamo qua, le facciamo cucinare qui. Poi abbiamo preso un'altra padellina, abbassiamo un po' la fiamma. Ciao Sonia! Ecco qui, vediamo se prendiamo benissimo. E li mettiamo nello strutto. Lo strutto ha un punto di fumo molto alto, quindi per friggere è l'ideale, che viene una fittura leggera e croccante. Ok? Mettiamo il strutto nella padella. Poi abbiamo sbattuto le uova con il sale. Ciao bella Lucia, uova e sale, ecco qua, e andremo a friggere i nostri fiori. I fiori di zucca, adesso vi faccio vedere, ok? Eccoli qua. I fiori di zucca li abbiamo semplicemente, abbiamo tolto il pistillo all'interno e li abbiamo aperti. Quindi li passeremo nell'uovo e poi nella farina di nocciole e li andremo a friggere. Semplicemente così. Intanto il nostro abbacchio sta andando. Quindi questo è un pranzo che va bene anche per chi non mangia carboidrati, semplicemente, se non ci sono. Abbiamo, se non ci sono farine, lui tranquillamente, anche per profumo già, dobbiamo iniziare anche di qua, e un po' di pepe. Ecco, facciamo un bello rosolato rosolato. Ok, siamo quasi pronti anche con il nostro strutto. Qui abbiamo messo la nostra farina di nocciole, quindi passeremo prima nell'uovo, poi nella farina di nocciole e poi andremo a friggere. Prendiamo il nostro fiore. Lo mettiamo nell'uovo, in questo modo. Abbiamo messo un po' di sale nell'uovo, ok? E poi lo tiriamo giù dall'uovo e lo passiamo. Ecco qua. Abbiamo messo sulla farina di nocciole, da ambo le parti, semplicemente così, e lo possiamo friggere. Ciao Alberto!
No, non sono ripieni. La prossima volta rifacciamo ripieni. Per farli ripieni ci vuole la pastella lievitata, ci vuole la mozzarella, la ricetta. Quella è un'altra storia, la raccontiamo un altro giorno. Ecco qua, sta friggendo. Quello di giorno vi farò una bella frittura all'italiana. Vediamo, partiamo dalla pastella, come la faccio io, poi diciamo con ognuno la propria ricetta. Quindi faremo la frittura. Ciao Albert! Tabacchi non hanno bisogno di tanta cottura, sono molto tenere, quindi basta poca cottura. Possiamo mettere un pochino di vino. Qua, così ci facciamo cuocere per bene. Grazie Dina, sei gentilissima. Puoi utilizzare anche una farina di castagne, la prossima volta vedremo come fare del fritto con la farina di castagne. E puoi friggere nell'olio di cocco, che va benissimo. E puoi utilizzare anche la farina di cocco, che è perfetta. Diciamo che questi sono prodotti più vicini alla nostra cucina, quindi lo strutto ce l'abbiamo, le nocciole sono le nostre, utilizziamo i nostri prodotti che sono le eccellenze proprio. Vi posso assicurare che la frittura con lo strutto è leggerissima. Poi domani, Lina, voglio fare una cosa molto buona che sicuramente vi piacerà, il roast beef all'inglese. Quindi domani facciamo anche quello.
buonissimo anche l'olio di pavese, buono buono buono. E poi non ci vuole molto a prepararlo, non ha bisogno di una grande cottura. Ecco qua, e abbiamo terminato. Ciao Nancy, ciao Tony, ciao Francesco. Ecco qua, ci siamo qua. Mettiamo già basso e quasi pronto. Sempre il fumaglino. Ciao Nancy, ti rispondo dopo. L'olio di cocco, sì, l'olio di cocco è buonissimo. Ci siamo distratti. L'olio di cocco è molto buono e ha innumerevoli usi. A me piace tantissimo nel caffè. Provalo nel caffè, Nancy, è strepitoso. Il caffè è buonissimo, l'olio di cocco, e poi anche va bene per gli capelli, per la pelle, per tutto, fa davvero bene. Vabbè, faccio anche con i fiori. Ci siamo, abbiamo finito. Voilà, la nostra cucina è pronta. Anche il nostro abbacco è stato pronto. Eccoci. Faremo anche del baccalà, potremo cucinare lì anche il baccalà. È molto buono, fa molto bene anche lì. Ecco qua. Ci siamo, siamo pronti. Come visto si è voluto poco, Poi anche ecco, le carnerine sono ottime, sono buonissime. Poi quest'inverno prepareremo della pecora alla cacciatora, ci facciamo il sugo, ci facciamo la polenta, le pappardelle. Vediamo cosa fate. Ecco qua, questo è pronto. Cucinato sulla pina, perfetto. Vediamo, il nostro abbacchietto è pronto, benissimo, visto? Questo si chiama la scottarita, perché poi ti prendi la braciolina e te la mangi così e ti fa dire vita. Ecco qua.
Oppla, è pronto. Ci siamo. Ecco qua. Mettiamo. Perfetto, il nostro piattino è pronto, eccolo qua, eccoci qui, siamo pronti, ecco qua, abbiamo fatto piatti della tradizione, beh, pochi hanno ascoltato, ricetta classica, non abbiamo cambiato nulla. Mentre invece per i fiori di zucca abbiamo usato la farina di nocciole, così abbiamo evitato i farinaceli. Ok? Ecco qua. E il mio pranzo è pronto. Quindi vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie di tutto e della vostra attenzione. Buona giornata!